Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle carissimi, in questo penultimo giorno della novena in onore di San Pio, vogliamo considerare il valore della preghiera. Essa ci sostiene nel nostro cammino terreno, orientandoci e motivandoci nella giusta tensione verso Dio. La parola di Dio che ascolteremo fra poco ci ricorderà modalità e contenuti della preghiera cristiana. E la testimonianza di San Pio evidenzierà la necessità di ricorrere alla preghiera, soprattutto nei momenti difficili della nostra vita. Ascoltiamo con attenzione quello che il Signore ci dirà insieme alla testimonianza di Padre Pio. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse alle folle: quando pregate, non siate simile agli ipocriti, che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Pregando, non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiedete. Da una lettera di Padre Pio a Maria Gargani. Combattete da forte ed otterrete il premio delle anime forti. Non vi abbandonate mai a voi stessa. Nei momenti di suprema lotta e di estremo abbattimento, ricorrete alla preghiera, confidate in Dio e non rimarrete giammai sopraffatta dalla tentazione. Se il Signore vi mette alla prova, sappiatelo che Egli non permetterà che d'essa sia superiore alle vostre forze. Insieme recitiamo la giaculatoria. O glorioso San Pio, maestro di preghiera,
Sostieni le nostre invocazioni con la Tua intercessione e ottienici dal Padre Celeste, per mezzo del Suo Figlio Gesù, nello Spirito Santo, le grazie che ardentemente desideriamo. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, con grazia singolare hai concesso al sacerdote San Pio di partecipare alla croce del tuo Figlio e per mezzo del suo ministero hai rinnovato le meraviglie della tua misericordia. Concedi a noi, per la sua intercessione, che uniti costantemente alla passione di Cristo, possiamo giungere felicemente alla gloria della resurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per intercessione di San Pio da Pietrelcina scenda su di voi, sulle vostre famiglie, sulle vostre case, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Grazie a Dio.